salve a tutti! Siamo sempre a Mezzomerico nell'azienda Vitivinicola e Roccolo e sempre in compagnia di Piero Bertinotti. Ciao Piero! Ciao! Allora, che cosa cuciniamo oggi? Oggi cuciniamo una crema di gorgonzola con del manzo e del brûlé di Valentina. Si tratta solo di una semplice crema, giusto? Fatta con quali ingredienti, Piero? Con un assemblaggio di panna montata, maionese e gorgonzola. Gorgonzola dolce. Gorgonzola dolce, sì. Volendo dare le quantità, mi dicevi prima telecamere spente, un bicchiere? Un bicchiere e mezzo bicchiere di gorgonzola. Di gorgonzola, perfetto. Normalmente questa crema noi sappiamo che si abbina alle verdure, alle carni, alle uova, e invece in questo caso lo facciamo con una tartare. Con un tartare, così abbiamo il ristretto di brûlé e da quell'acidità molto interessante il piatto. Come facciamo? Partiamo proprio dal ristretto di brûlé, come lo realizziamo? Consiste con dello zucchero, dove mettiamo un po' di verdure e tutte le spezie già tostate. Quando qui è brustolito, come non bruciato, ma avanti bene, mettiamo il valentino e lo lasciamo lì per 5-6 ore. Quindi possiamo passare alla preparazione della crema. Partiamo dalla maionese. Maionese, uova, olio d'oliva, profumo dell'aceto. Quando abbiamo la consistenza giusta, uniamo il gorgonzola dolce. Con la frusta si monta fino a farla amalgamare, immagino. Amalgamare bene. E quindi? A quel punto si unisce la panna montata. Ok, la panna montata poco alla volta. Se no si rischia lo legamento, perché sono ingredienti liquidi. Prima mi dicevi, nel caso in cui ci fossero problemi di slegamento, c'è il trucco? È una cosa che si mette un goccino di acqua minerale. Una volta fatta la crema, passiamo direttamente all'impiattamento. Impiattamento, facciamo una base con il brûlé. Che ormai si è caramellato. Poggio la carne sul mio brûlé. Di manzo. Di manzo. Uno può farlo anche con un uovo. Andiamo a ricoprire la carne. Perfetto. Dato che sedano per gorgonzola, proprio è una cosa fantastica, alleggerisce il piatto, dà quella freschezza necessaria. Un piatto bellissimo, complimenti davvero Piero. Il piatto è pronto. E adesso ci spostiamo nuovamente nella barricaia della cantina e parliamo dei vini che si abbinano al piatto. Eccoci di nuovo in questa splendida barricaia della cantina Roccolo, ancora una volta con Margherita Gelmini, la proprietaria dell'azienda, per chiederle quale vino è più adatto alla tartare con crema di gorgonzola. Senz'altro è da abbinare a un nebbiolo, visto che il vin brûlé è stato fatto col Valentina, che è un nebbiolo finato per 3 anni in queste barrique, è un nebbiolo 100% e penso che sia un connubio quasi perfetto. Va bene, allora grazie Margherita. E ci vediamo alla prossima video ricetta.